Come percepisce da medico un paziente che arriva informato? Il paziente che arriva informato è un'arma a doppio taglio, nel senso che l'informazione può essere positiva e allora l'apprezzo molto perché mi rende le spiegazioni, il commento alle terapie o la situazione clinica molto più facile, o può essere negativa, nel senso che l'informazione può essere, diciamo, un po' travisata. Google, l'amico Google ci insegna tante cose, spesso anche farlocche, e quindi il paziente talvolta può avere delle convinzioni che non sono esattamente reali, e allora mi trovo un po' a discutere. Tipicamente quelli che stampano, portano la carta stampata dei siti internet che hanno avuto modo di studiare, secondo loro appunto è uno studio, sono quelli che mi spaventano un po' di più. Ma trovo che sia corretto che un paziente abbia un'informazione di base su quella che può essere la sua patologia e quindi che abbia l'opportunità di leggere o di guardare su internet qualche informazione per arrivare magari in maniera più precoce anche a una valutazione clinica presso lo specialista di riferimento. In questo caso appunto stiamo parlando delle malattie reumatiche. Cosa direbbe al medico di medicina generale perché possa indirizzare al meglio il paziente con patologia psoriasica? Il medico di medicina generale chiederei di avere una sensibilità che hanno nella gran parte ovviamente nei confronti della malattia, che non è solo una malattia cutanea, è una malattia che rovina letteralmente la vita, la qualità della vita del paziente che sta seguendo il medico stesso, e che esistono, dal momento che esistono appunto nuovi farmaci, nuove possibilità terapeutiche estremamente efficaci nei confronti di tale malattia, di cercare così di parlarne con il paziente e, se il paziente lo desidera, di inviarlo eventualmente verso dei centri che sono in grado di trattare la malattia stessa. Nell'ambito dell'artrite psoriasica la diagnosi non è sempre facile, per cui il medico di medicina generale dovrebbe essere informato che un dolore, soprattutto una persona giovane, per esempio una lombalgia, può essere proprio il segno di una forma iniziale di un'artrite psoriasica eventualmente con impegno assiale, o una forma periferica, per esempio un'entesite, una dattilite, che sono manifestazioni cliniche classiche nell'ambito di questa forma, che spesso possono scomparire e quindi a volte questa diagnosi viene ritardata proprio perché c'è una risoluzione quasi spontanea nelle prime fasi della malattia. Quindi il medico di medicina generale non deve sottovalutare anche questi aspetti che potrebbero sembrare banali e piccoli e invece sono la punta dell'iceberg di una malattia infiammatoria cronica. Quanto è importante intervenire sugli stili di vita in questi pazienti per una migliore gestione della malattia? Fondamentale, l'intervento sulla qualità della vita, o meglio sugli stili di vita, influenza la qualità della vita. Io curo il paziente, ma è il paziente che deve prendersi cura di se stesso, dico spesso al paziente, e quindi ridurre il potus vuol dire sostanzialmente la bevanda, la bibita in veneto, e ridurre, moderare ovviamente a tavola le cose grasse, via dicendo, le cose che tutti noi conosciamo. E poi non ultimo l'esercizio fisico, l'attività fisica è fondamentale per così calare ovviamente il peso, ma anche così sollevarci un po' dagli stress quotidiani della nostra vita. Il paziente affetto da artrite psoriasica spesso è un paziente corpulento, cioè solitamente è un paziente, definiamolo quasi gioioso, ama la vita, ama mangiare, ama bere, ama fare la vita, diciamo, in senso stretto, cioè proprio legata alle, se possiamo definirle, a quelle cose belle che possono essere il piacere della tavola e il piacere del vino. Però spesso questi pazienti presentano delle comorbidità, delle sindrome che noi definiamo una sindrome dismetabolica che si associa, e quindi sono caratterizzati da obesità, dall'aumento dei livelli del colesterolo, da aumento della glicemia, trigliceridi, ipertensione, e quindi ovviamente tutto questo in un paziente con artrite psoriasica deve essere tenuto in considerazione e dobbiamo dare a loro delle informazioni proprio per cercare anche di rivedere lo stile di vita che possono avere, quindi incitarli allo sport, al movimento e soprattutto mantenere una dieta equilibrata.